Noi avremmo avuto anche degli altri minuti a disposizione, Rossana è tremenda sul dare, diciamo, gli ordini, però diciamo, abbiamo rinunciato molto volentieri a una parte dei minuti, perché noi vorremmo che Luigi Marcagni e Enzo Porzio, in rappresentanza dell'altra Napoli, se venite qui, dai, dell'altra Napoli, loro ci stanno tutti i giorni e ci raccontano brevemente loro che cosa fanno. Buonasera a tutti, ringrazio Enzo e Cinzia per questa possibilità, dare eco a quello che facciamo è qualcosa di molto importante, perché poi in realtà concretizza quello che facciamo quotidianamente. Io sono Enzo e faccio parte della cooperativa La Paranza Omnus, che è una cooperativa nata nel 2006 da un gruppo di giovani del Rione Sanità che cominciavano a capire che promuovere il proprio patrimonio storico-artistico poteva essere un mestiere, tra l'altro il miglior mestiere del mondo, perché è quello che a noi piace fare. Quindi non so quanti di voi hanno la fortuna di scendere ogni mattina e andare a fare quello che gli piace fare, io ce l'ho e questa è una cosa. E quindi partendo dalla consapevolezza che il Rione Sanità, come dicevano i nostri amici, è un grande paradosso, cioè un quartiere che da un lato ha un forte degrado perché è un quartiere dimenticato dalle istituzioni, d'altra parte fortunatamente è un quartiere che nel suo interno custodisce un patrimonio storico-artistico stratificato ed incredibile. Quindi dal 2006 ci stiamo occupando appunto di far conoscere questo patrimonio e soprattutto di aprire il Rione Sanità, cioè con la scusa, fra virgolette, del turismo, noi vi facciamo ritornare nel quartiere Sanità a visitare le sue bellezze, e quindi in questo modo si crea un benessere anche sociale al quartiere, quindi viene quasi riaperto un tronco. E soprattutto vogliamo creare un modello che sia replicabile, perché in realtà come la nostra ce ne sono tante, i patrimoni chiusi o comunque poco valorizzati sono tantissimi, quindi speriamo che nascano modelli simili e quindi posti di lavoro simili. Dal 2006 fino ad oggi circa 19 ragazzi hanno trovato occupazione, 20 maestri lavorano, per non parlare di tutto il beneficio sociale che ne sta ricevendo tutto il quartiere. Cosa importante è che il tutto è stato realizzato senza la manna dal cielo, ma tutto è stato ottenuto grazie a collaborazioni con privati o fondazioni private, quindi quasi una selezione naturale di persone che si avvicinavano e cominciavano ad abbracciare il nostro modo di fare e i nostri progetti. Adesso passo la parola a Luigi sul fundraising del più grande. Io sono Luigi Marcangi dell'Alto Napoli, mi porto sempre addosso un carico emotivo quando poi si parla del Rione Sanità, perché c'è un grosso carico emotivo oggi ad attraversarlo, sia partendo dalle catacombe, sia arrivando al lato opposto, per esempio ai cristallini. Si attraversa un territorio molto denso emotivamente ed è un bel viaggio, quindi la prima cosa che mi sento di fare è invitarvi a tornare nel quartiere se da qualche tempo ci mancate, perché ne scoprirete un volto nuovo molto 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 bello. L'Alto Napoli ha da quando è nata nel 2005 aveva un obiettivo preciso, era quella di affiancare un territorio e le persone che incontrava nel territorio, perché si potesse nei tempi promessi e con un obiettivo concreto realizzare dei progetti concreti, ed è quello che è avvenuto in 5 anni. Alle volte mi tocca fare quel gioco sporco dei numeri che è veramente freddo e brutto, però qualche idea la dà, perché in 5 anni siamo riusciti a raccogliere, appunto come diceva Enzo, con fondi privati quasi 3 milioni e mezzo di euro.
in realtà mi veniva in mente, ascoltando anche Cinzia e Vincenzo, che ci sono veramente tre punti fondamentali del lavoro, che tra l'altro li trovate in quel libretto che c'è lì esposto sul tavolo, che è la certezza dei sogni, e poi riecheggiano totalmente nel libro di Cinzia e Vincenzo, che sono educare, l'importanza della bellezza e il fare impresa. Sono stati questi secondo me i punti fondamentali del lavoro. Educare, perché non solo i ragazzi della Paranza, ma in generale c'è un grosso lavoro di formazione che le persone del territorio scelgono di fare su se stessi e scelgono di fare anche a beneficio degli altri, ad esempio dei minori a rischio di cui parlava prima Rossana. C'è un tasso di abbandono scolastico molto forte, ma c'è un grosso lavoro proprio sull'assistenza dei minori a rischio. La bellezza, perché non se ne esce, cioè si riparte solo dalla cultura, dalla bellezza. È l'orchestra che ce lo dice, perché se oggi 34 bambini di Leone Sanità scelgono di fare musica d'orchestra, è perché si spostano dei modelli, anche delle ambizioni, cominci a viaggiare lontano, perché il modello culturale si sposta dal calciatore del Napoli, che non ha alcun, vuol dire, non c'è nessuna cosa, non abbiamo nessun elemento contro il calciatore del Napoli, ma a fianco puoi anche abbinare Claudio Abbado, puoi abbinare Riccardo Muti, perché diventa un compagno di viaggio, semplicemente questo, quindi allarghi di zoom, viaggi più lontano. E la terza cosa è fare impresa, perché anche in questo caso non se ne esce, solo se generi sviluppo occupazionale, la valorizzazione di un territorio è efficace e ne vedi i risultati in tempi brevi. Qui ne aggiungo una quarta da un po', perché qualche settimana fa ci fermavamo a fare il conto, abbiamo saputo fare una cosa, secondo me, al di là del cercare soldi, questa veramente è stata, e del realizzare i progetti, abbiamo saputo fare rete. Cioè, abbiamo contato, ci sono 5 cooperative, 2 associazioni, c'è un gruppo di maestri, ci sono realtà turistiche che lavorano insieme a noi, direttamente ci sono 50 persone che lavorano nei nostri progetti, cioè sono quasi 1000 che ne beneficiano, e è una famiglia grossa, con tutti i problemi. Infine quello che diceva Vincenzo, è una cosa che io dico spesso: saper fare è forse qualcosa, se voi riuscite a farla bene, senza far sapere serve a poco, perché non c'è niente da fare, devi raccontarlo quello che fai, perché oggi quello che stiamo facendo è contagio, noi vi stiamo semplicemente contagiando, vi stiamo sanitarizzando, sarete completamente sanitarizzati quando venite nel quartiere. Lo dico spesso, io non sono della sanità, sono di barra, ma sono, permettetelo, un sanitario a tutti gli effetti oramai, quindi il video che vi faccio è quello di venire a trovarci, perché sono convinto che, come ha scioccato Cinzia e Vincenzo, scioccherà pure voi. Rossana aiuto. Come sapete, ci sono sempre dei problemi tecnici, ragion per cui vi tratterò con una mano storienne tratte da Leone Sanità. Mi hanno detto passa Vergini, arriva all'incrocio, dice passa Vergini, e piuttosto che girare per i cristallini, gira verso Arena La Sanità. Benissimo, io ho girato. Dice non ci passa dai cristallini. Però la curiosità è femmina e quindi me la sono fatta di qua e di là. La prima festa che io ho vissuto a Napoli, quando ero studentessa, è stata proprio nel Palazzo del San Felice, io non sapevo che era il Palazzo del San Felice, e ho guardato questo scalone, colta da tanta ignoranza, perché se uno non è di Napoli, eppure quando è di Napoli, non sa che cos'è. Però poi, mano a mano, nel corso degli anni, ho visto San Felice, lo Spagnolo, Palazzo del Liguoro, cioè uno dietro l'altro. E quindi a un certo punto io mi ero pure fissata che doveva andare a portare gli auguri alle fontanelle e volevo coinvolgere il Nuturua a suonare tuscente dalle stelle sotto le fontanelle. Diciamo che per vari motivi tecnici questa cosa non è stata possibile, perché rischiavamo moltissimo. Però una cosa seria io la voglio dire ed è importante. Quando vi raccontavo prima di Enuccia c'era suolo, il Ponte della Maddalena, che uno pensa, ma perché si chiama Ponte della Maddalena? No, non è della Maddalena, Madonna, è di Maddalena c'era suolo, che durante le 4 giornate appunto difese questo ponte e non lo fece saltare insieme al padre. E c'è questa bellissima sua poesia che dice sparai, 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 e difese questo ponte.
E vi ho già detto che rappresenta la grande conquista, diciamo, di tutti, nel senso che da ponte che divide, perché prima si passava sotto per andare a Capodimonte, con il ponte lo passiamo sopra. E aver riacquistato, secondo me, riacquistare tutti questa consapevolezza di questi segni che possono essere doppi è fondamentale. Allora, quando io ho letto questo libro e ho letto che c'era Luigi, che poi ci siamo incontrati su Facebook, perché voi lo sapete, io incontro tutti su Facebook, e ci siamo raccontati le storie, me ne hanno raccontate Cinzia, ce ne sono talmente tante che è difficile, però è difficile accettare che il Rione, il sindaco della sanità, il Rione che ha visto girare questi fantasmi sabato, domenica e lunedì, cioè, come è possibile, ma ve lo chiedo a voi che siete cittadini, come sono cittadina anch'io, che sia dimenticato? Emozione di illegalità, sono andata a riprendersi qualcosa che appartiene a tutti, per cui se io oggi posso andare alle fontanelle devo dire grazie a loro. E ripeto, non essendo napoletana, quando io mi sono vista viaggiare in Rossellini per farci vedere Napoli ha scelto le fontanelle, non ha scelto un altro posto, quindi vuol dire che voglio dire è roba nostra, è roba di tutta Napoli. E allora perché questa identità, cioè i napoletani non la amano profondamente, perché molti non sono mai entrati. Io sono andata con delle persone, sono andata all'ospedale San Gennaro, che molti non conoscono, dove c'è il centro La Bella, che è un posto incredibile. E sono andata per altre cose, no? Per andare, e ci ha portato persone del povero, tenevano paura a scendere dall'ascensore. Ma cioè, perché? Perché le persone del povero, come di Riviera Migliaia, ce le devo accompagnare io ci ho un compagno. Cioè, perché dobbiamo essere presi per mano tutti quanti e dire, ma voi vedete, non perché città vivete? Questa è la città mezza e mezza, io l'ho città. E colgo l'occasione per ringraziare Rita Gilberti, il progetto Somos Voci, perché grazie alle narrazioni ci sta riportando la memoria di Napoli e spero che presto faremo qualche puntata alla sanità, ce la facciamo raccontare da loro. Grazie a queste narrazioni, tutti i giorni noi su Facebook martelliamo, ma martelliamo 3.000, 4.000 contatti, non devo avere dei riconoscimenti. Io penso che se cominciassimo a riconoscere le persone, la loro attenzione per tutti, perché qui non c'è protagonismo, almeno comunque io non l'ho voluto, forse questa città la conosco. Io personalmente, quelli che mi conoscono lo sanno, non tengerei qui, per cui vi invito a visitare la sanità sotto Natale, andatevi a fare un giro alle fontanelle, magari prendete appuntamento con loro, andatevi a vedere, passate ad andare a vedere questo scalone incredibile che è la sanità. Soprattutto cercate di vedere le sono queste. Cioè, noi abbiamo passato al ponte. Io tutte le volte che ci passo, da quel ponte vedo il campanile verde e giallo. Quindi voi pensate, c'è la più antica raffigurazione, ma